Gil, deck fedele della luce. Le coppe di lumina. Erano. Enrico. Celestia, Jane, Duelino, De Wolf, Wayne Hart, Onesto, Due Sentinelle, Un Sangam, un gorzo, un tragoedia, lo stregone del caos, l'armato scuro, la ghiera del giudizio, la magia, abbiamo ricarica, un fascino, magia dell'avarizia, una brigata, tre mostri incarnati, mostro resuscitato, una sepoltura sciocca, un buco nero, un tifone e infine una tempesta. Come tratto abbiamo solamente luce e richiamo. Come vedete è un mazzo abbastanza facile da usare. Scopo è evocare lui, lui o lui attraverso l'utilizzo dei fedeli, Eren, Lumina, Fico e Celestia. Andiamo al cimitero delle carte. Mandando Wolf potremmo evocarlo specialmente. Possiamo difendere con carte come Gorz, Tragoedia, Sentinella Necro. Inoltre abbiamo un supporto fondamentale dell'Onesto. Infine, tramite Sangam ci possiamo prendere carte come Onesto, Rico o la fondamentale Lumina. Per il resto direi che il mazzo è abbastanza facile da usare, spero vi piaccia. Qui sono elencati tutti i mostri, Nero, Lumina, Eren, Onesto, Sangam, Piedi, Mutore, Tali, Jane, Celestia, Wolf, Necro, Lord, Tragoedia, Stregone del Caos, Rigo e Lila. Qui ci sono una magia. Vediamo nel dettaglio. Questa, buco nero, sciocca, redone, carica, fascino, mostro incarnato, ricarica solare, pot, cioè richiamo, che è la trappola. Bene, quindi direi che è tutto. Questo mazzo è una mia creazione. Giù in basso c'è la spiegazione e immagino perché se mi interessa. Grazie.